E qua cos'è? Un messaggio da Dio nel caso non ritornassi? Mamma! Non ci voglio più andare a scuola! Spacco bottiglie e ammazzo famiglia! Io non ho capito perché mi stanno a dare il carbone. Che cazzo serve sto carbone? Ma se può mangiare? La Befana me lo dava. Busta di cenere! Bell'animale animale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo giunti all'ultimo episodio della Herobrine Mansion. Un grazie a tutti per chi l'ha seguita. Come dirò all'inizio video, consigliatemi una nuova serie nei commenti. E per chi l'ha seguita assiduamente tutto, mi farebbe piacere che lasciaste un mi piace. Per tutti quelli che l'hanno seguita, godetevi quest'ultimo episodio e buona visione. Pensavate? Ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo finalmente nell'ultimo episodio di Herobrine Mansion. Sì, per molti sarà l'ho già vista. E per altri no, che palle. A meno che non ci lasciano altre sorprese dopo il Wither, perché sì, ragazzi, finalmente con un colpo di sorpresa nell'ultimo episodio, dopo Herobrine che ci ha lasciato quest'ascia, abbiamo scoperto che c'è il Wither, quindi dobbiamo sconfiggere quello e dovrebbe essere quindi l'ultimo episodio. Io volevo fare una premessa prima di iniziare. Innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che sono state fedeli nel seguire la serie, che dal primo episodio hanno detto sì, la guardo la serie e hanno continuato. Un po' meno contento, come ho detto nel video di qualche giorno fa, per quelli che hanno detto sì, falla e poi non l'hanno seguita. Quindi vi chiedo per favore di consigliarmi nei commenti in questo momento una serie che a voi piace tanto, ma soprattutto che non sia stata fatta da altri YouTuber o almeno, insomma, che non sia conosciuta e già stata fatta da tutti, così possiamo ripartire con una nuova avventura in una nuova serie di Minecraft. E se vi va, lasciate anche un mi piace che di supporto fa sempre molto piacere. Allora, eravamo rimasti qua e mi sono accorto che mi hanno dato, probabilmente non so chi, ma mi hanno dato un altro pezzo di armatura demoniaca che è un pochettino meglio dell'armatura angelica. Quindi abbiamo comunque tre pezzi di armatura demoniaca. Abbiamo la Herobrine Madness, così si chiama. L'arco pure demoniaco, mancherebbero solo i piedi, ma non ho i piedi. Purtroppo potevamo comprare i piedi se avessimo avuto un'altra pepita d'oro. Questo è tirchio, guardate. Dai, accettane due, fai il bono. E devo andare a sconfiggere il Wither, se no ti uccidono. Io te l'ho difesa la casa dagli zombie il primo giorno. Bastardo. Vediamo anche le ultime cose. E controlliamo un attimo nelle ceste cosa c'era. Praticamente queste dovrebbero essere leggiamola così. Quindi ti aiuta a sconfiggere il Wither nella migliore dei modi. Ok, ho letto brevemente. Dice praticamente che quando il Wither è a 50% in meno di vita. Tieni, ma non funziona. Oh, Akab! Quando c'ha 50 sotto meno di vita, puoi attaccarlo da vicino. Se no, lo puoi attaccare soltanto da lontano. Questa è l'unica boss battle che puoi uscire dalla stanza. Questo è un messaggio in arabo, non capisco. Attenzione, questo boss è veramente difficile. Assicurati di avere abbastanza pozioni e rigenerazioni. Pieno. E qua cos'è? Un messaggio da Dio nel caso non ritornassi? Mamma! Non ci voglio più andare a scuola! E io. Oh! Ecco, mi è entrato. Non volevo entrare subito, davvero. Madonna, raga, che cazzo di figata è? Che ne dici se tu. Voglio tornare a casa! Mi sa che non sei svegliato. Ma torna indietro! No. E vabbè, io ci scappo lo stesso. Vado su. Ok, non c'è? Oh. Eccolo là! Ah! Ah! Vabbè, allora, questi li spacco con la cosa di. Oh, ero bravo. Quanto sono forte! Bravi, voi morite subito, che è la cosa migliore. Mi hanno droppato qualcosa. Crystal of Anger. Mi sa che siete troppi. Ah, facciamo così, ma se vi butto giù di sotto, ecco, bravi. Queste lacrime qua posso usarle per, non so, lanciare o fare. Beh, ragazzi, è spastico col Wither, meno male. What? Perché ho potuto riappiazzare l'ossidiana che c'hanno in testa? Ma ridendo e scherzando, usando questa cazzo d'ascia, non è che ho risolto molto, si sta per spaccare. Cazzo, me ne è della crisi. L'ho preso! Oh! No, mi sa che l'ho fatto incazzare! Porca mia! No, non volevo farti incazzare, giuro. Torna. Ah! Cos'è? Presto. Oh, ok, caro amico. Ah, ma no. Ah, ma la carne c'era anche. Ma no, ma potevo. Bastardo! Non lo sapevo che davi tutta sta roba, sacco di merda. Io ho comprato solo le bistecche. Invisibilità. Ah. Però aspetta, io ho due pepite d'oro di cui mi posso comprare le Berserker Potion. Non sono male. Ma guarda te. C'ho anche delle ossa con cui posso prendere la salute istantanea. E col carbone non mi dai niente? Non mi dà proprio niente. Ragazzi, ma quanto è arrivato incazzato con quel Wither lì? Oh! Allora, risolviamo presto il. Tutto. Porca Eva. No, mannaia lorda, non ci devo andare lì. Allora, Berserker Potion e passa la paura. No, non volevo mangiare la bistecca! No. Allora, amico. Amico, mi stai troppo rincorrendo. Ma aspetta, ma posso rimandargli indietro i colpi? Non l'ho mai sconfitto, Wither. Non credo, vero? No, non si può. E sto anche crepando. Non capisco se è molto da codardi fare così, però vabbè, non mi interessa. Vabbè, affrontiamo le nostre paure e basta. Dove sta? Eccolo lì. Bastardo.
Bastardo. Devi crepa. Sì, ma ragazzi, io qua ci crepo malissimo, ve lo dico. La pozione. Spacco bottiglie e ammazzo famiglia. Non è, non volevo affrontarlo e volevo andarmene a casa. No, ci sto morendo. No, 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 no. Ma è impossibile schivare i colpi di sto coso. A parte che c'ho la barchetta. Ah, ma si può attaccare Millie anche così? Però mi sa che non gli ho fatto un cacchio. Mi devi lasciare. Mi devi lasciare perdere! Io devo capire quelle crystal cose che cazzo servono. Ammazziamo un po' di scheletri perché secondo me danno qualcosa di importante. Sì, sempre se non mi sparano. Cosa c'è qua? Perché c'è Victor dentro casa? Non era così che volevo vivere. No, allora. C'è troppa roba in testa. Pare capodanno. Non volevo. Spacca tutto. Spacca qua. Spacca là. Spacca su. Spacca giù. Cazzo, c'è la carogna addosso. Basta. Non gli ho tolto niente di vita. Ma io come cazzo lo uccido sto coso? A biscotto. Carne. Sì, ma continuano a spawnarsi così. Che puzza, che puzza, che puzza. Ah, ecco perché il messaggio me l'ha mandato quel tipo. Sì, ma dovete piantarla di attaccarvi tutti insieme. Siete dei bastardi. E mo si sono ricreati. Allora, facciamo così. Tanto quello si. Tanto lui si sta facendo gli affari loro. Questo non mi ha visto. Meno male, mi sono beccato lui dal cieco. Cieco per un cazzo. Questo che cazzo fa? Ah, 10 gocce mi danno un arco. Ecco perché non gli facevo un cazzo. Mi muovite. Ah, me l'ha dato, sì. Devi scappare. Campa. E questo? Quanto male fa? 420 e questo 43200. Arco potenziato contro il Wither Boss. Oddio. Adesso si va sul serio, ecco, capito. Dammi un'altra lacrima e passa la paura. Però mi sa che è rottissimo, quindi ha pochissimi colpi. E vabbè, facciamo la tattica che vi butto giù dal fosso, che dite? Ah, ma ho capito come si sconfigge. Praticamente devo uccidere spesso questi cosi qua. Raccogliere le lacrime perché ci sono pochi colpi di arco. Perché non l'avevo, cioè avevo letto bene ma non benissimo. Ah, perché io pensavo di usare il mio arco. E vabbè. Una pozione? Perché c'è una pozione lì per terra? Ecco dove era finita la mia pozione della salute istantanea. Quando sono morto. Raccogli e scappa. Ecco, vado in casa altri tre. Ragazzi, non vorrei dirvelo, ma se non ci avessi lasciato di Herobrine, in quanti colpi di ammazzo sti cosi qua in set. Finisco il pranzo e finisce quando mia madre mi chiama per la cena. Un'altra lacrima. Via. Allora, se non devo mancarlo. Io non ho capito perché mi stanno a dare il carbone. Che cazzo serve sto carbone? Ma se può mangiare. Alla Befana me lo dava. Passa la paura. Wither sei mio. Oh, quanta vita gli ho tolto. Quanta vita gli ho tolto con tre colpi. No, aspetta. No, l'ho mancato, Cristo. Ma mi sa che è diventato un arco. Ecco, addio. Mufasa. Ma allora, in realtà è ancora quello di arco. Ma non gli ho tolto la vita che dovevo togliergli. E invece sì che gliela tolta. Allora non c'ha pochi colpi sto coso. Sparacchialo tutto. Ti spacco la tempia. No, non picchiarlo con la bistecca. Non devi picchiarlo con la bistecca. No, è di nuovo invincibile sto coso. Madonna, ti prendo a legnate. Mica non gli tolgo niente con l'ascia di Herobrine. Oh, che versi ha fatto? Non ha digerito la cena del capodanno scorso. No. No, allora, c'ho già le lacrime. C'ho già le lacrime. Ok, l'ho preso un altro. Pozione istantanea e passa la paura. Lo sto di nuovo picchiando con la bistecca, vabbè. Ah, forse non lo posso più picchiare perché lo devo picchiare da vicino. Perché, mannaggia a te, sacco di Weedle. Ti picchio, busta di cenere. L'ho rotto. Sì. È più facile di quanto pensassi. Sì, dopo che ho capito. Ah, sa che adesso sarà più problematico arrivare là. Mannaggia quanto sono veloci. Ma io come cazzo ci arrivo là con sti cosi che spawnano in 2 secondi? Un altro è andato. Piano piano. Buono, buono. Velocissimi. Cornamusa in mano. Yes! L'hai fatto! Wait! Bridge e ponte? What the fuck? Smeraldo? Mi dava corazza di diamante? Ma ne hai mai visti in vita mia gli smeraldi? Stella del Nether? Si è aperto un ponte, ok. Non mi sta seguendo nessuno, ok. Siamo nel ponte. Cos'è sto passaggio? No, basta boss, vi prego. Notte piena? Questo non è neanche più la mansione di Herobrine. Che cos'è? Scopriamo. Adesso mi è... Veramente pensavi di avermi ucciso, Herobrine? Oddio, no. Ti prego, basta, non voglio più combattere. Ah, ti ho già spaccato il culo una volta, vuoi che te lo spacco di nuovo? Vabbè, invece, dai, invece, dove sei, invece. Ci vedremo la prossima volta, umano. Grazie per aver partecipato a Herobrine Mansion. Ah, è finita. C'è avuto strizza di tornare, Herobrine, E però c'è scritto che Herobrine 2 c'è già, che si può fare tipo la nuova serie, ma cambiamo rotta. Tanto, cioè, non è che se ti riaffronto la seconda volta sei più forte. No.
8 già battute, tengo il primato. Che figo, figata. Slash lobby per tornare. Il problema è che non ci torna in lobby. Hacab, qua si può spaccare la roba. E me ne cado giù e muoio. Non sono morto. Che sono le teste di tutti questi? Ma what the fuck? Ma che cazzo ci fa qua un Enderman? Ma cos'era? Era tipo un easter egg questo, non lo so, vai, ammazzo la testa del nonno. Vabbè, mi faccio il focherello e mi ammacca un po' qua per tutta la vita. Comunque, animale male, questa serie può concludersi qua. Veramente grazie a tutti per le persone che l'hanno seguita, che si sono divertite con i miei scleri e le mie battute. Mi raccomando, consigliatemi qua sotto una nuova serie che non è stata vista e rivista, così ce la possiamo godere insieme. Un mi piace se vi va. E niente, noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry, stay animals. E ora via con una nuova avventura. We'll be right back.